e voglio dire che questo è un altro passo per continuare diplomaticamente e politicamente ad isolare la Russia. In queste ore, come Presidente del Consiglio dell'Assemblea dei Ministri del Consiglio d'Europa, ho sostenuto pienamente l'estromissione della Russia dal Consiglio d'Europa. Continueremo nella politica di isolamento, come vi dicevo. Stiamo calmi. Forse non avete capito. Ritireremo tutte le onorificenze a membri del governo russo. Ah, si usa così? O a personaggi russi, personalità russe listate. Va bene, facciamo questa formalità. L'onorificenza della Repubblica Italiana si dà a delle persone onorevoli. Sento un po' mestierante. La sua affermazione è gratuita e anche un po' idiota. Meriterebbe un'altra risposta. Pensiamo che non ci sia nulla di onorevole in quello che in questo momento sta facendo la Russia. Vai avanti così che sei forte. Anzi, ampiamente disonorevole. Mi esalta! Stiamo già lavorando al terzo pacchetto di sanzioni che l'Unione Europea varerà nei prossimi giorni. È una cosa che mi manda via di testa. L'Italia ha sempre votato in maniera compatta con gli altri paesi europei le proposte della Commissione. Lo so! E continueremo a farlo. Non c'è alcun veto. Noi continueremo a votare in maniera compatta le proposte della Commissione e siamo aperti alla proposta del terzo pacchetto della Commissione europea. Va bene. Solo che mi aspettavo un'accoglienza migliore. È molto importante che nei prossimi giorni si continui a lavorare. No, non voglio sottilizzare. Come ministri degli esteri dell'Unione Europea ci siamo detti che i nostri paesi hanno tanti partner anche fuori dall'Unione Europea. Comunque sappi, gli altri vicino a te non sono nessuno. Gli altri are nothing! E li sensibilizzeremo anche in sede di Nazioni Unite per continuare ad isolare la Russia. Un paese che in questo momento con i suoi governanti sta portando avanti delle azioni incoscienti. Ma io sarò spiritoso, non voglio prendere esempio che ha scelto di fare l'antipatico di professione. Un uomo che dovrebbe lavorare in coppia con Lino Banfi, tanta è la sua simpatia, ma bensì ispirarmi al mio maestro di vita. Ciao Silvio, sei fortissimo.